Erano i Tiro Mancino con Piccoli Miracoli qua su Radio Linea numero 1. A proposito di miracoli. Ultima ora. Attenzione, il Fermano veramente in fermento, perché dopo i Deep Purple a Servigliano il 15 luglio, il 2 agosto, amici udite udite, arriva Anastasia. Anastasia. Ragazzi, Anastasia da sì. A Monte Urano. Che poi come si chiama? Anastasia? Anastasia? Oppure Anastasia? Oppure come diamine vi pare? Ma, però amici, lei c'è a Monte Urano. Cioè, pensate, quindi dopo Servigliano nel mondo sì, si sì. parlerà di voi. Anastasia che riparte con, cioè nel tour ha messo Monte Urano. Esatto. E quindi lei sarà lì in piazza. Pensate il tripudio di colori in questa festa che... Cioè, nel senso, c'è un cartellone. Una no, nostra eventi. Ascoltatrice che fa la spiritosa, sì. che dice che c'è la Proello che sta promuovendo. Dice: non c'è la Prologo, c'è la Proello. Vabbè, insomma, tu mi immagini quello... Anastasia, no? Lì, dai. Tripudio. Hi Montirano! Dai, così? Sì, perché Madonna dai, si preparò. Sì, sì, beh, Madonna si preparò il discorso a Torino quella volta. Tutta gente in tribuna. What kind of song would you like to listen to? Madonna. Ah. Okay, gente. Vabbè, che significa? Vabbè, cioè, così, uno no? che l'importante è che capisca lei che cosa certo, deve fare. Certo. Bello, bello. Cioè, bene, bene. Secondo me Anastasia comunque nell'ambito parla. Di quale festa poi? Amici di Monte Urano, comunque siete contenti perché magari c'è, che ne so, la festa del patrono. Sì, il sì. 2 agosto, no, non lo sappiamo, buttiamo non lo là. Non lo so, vediamo il Monte 2 agosto. Monte Urano. Adesso cerchiamo sul 2 agosto se c'è qualche cosa di qualche riferimento storico. Potevi cercare su Monte Urano che era più facile, no? Non so, abbiamo un sacco di amici che ci ascoltano a Monte. Per esempio, il 2 agosto del 216 avanti Cristo ci fu la battaglia di Cannae. Sì, sì. Annibale distrugge, non so se è questo appunto l'evento. Ma forse non è no. Bello. Tu dici ricordare questa cosa qua? No, secondo me no. Poi la fine della battaglia del Nilo neanche. No, nemmeno. Penso. Hitler diventa Führer. Ma contanto Hitler! Non è bello, sì. No, sicuramente non si ricorderà viene questa cosa qua. Viene brevettato il velcro. Ma nemmeno si ricorderà Pantani che vinse il Tour de France, no, credo, no? Il 2 agosto, insomma, no, non è quello. Il 2 agosto. È la festa della Costa Rica. Sì, e della Macedonia. La festa anche. Della Macedonia, forse è quello. Il patrono è a maggio, ci scrive il nostro ascoltatore allora di Monte Urano. Quindi allora niente. Però magari c'è una festa particolare. In questo ambito, punto. C'è lei che va in Piazza della Libertà a Monte Urano. Quindi amici preparatevi, di Monte Urano il 2 agosto Anastasia. 2 agosto c'è Anastasia e tra l'altro molti Anastasia, molti di Monte Urano si chiedono se questo sia uno scherzo oppure no. Su tutti i giornali. Non è uno scherzo, è vero, lo riportano i maggiori quotidiani. Se è uno scherzo è ben congegnato. Esatto. Però non lo è, perché altrimenti non lo avrebbero scritto. Poi sono testate importanti, no? Corriere Adriatico. Vabbè, il quindi... Carlino quindi certo. Insomma Allora dicono quelli della Proloco più che un esame è una prova che vogliamo fare per vedere se c'è la possibilità di alzare un po' il livello dei nostri spettacoli. Quale sarà la nostra reazione, la risposta del pubblico? Quindi amici di Monturano, mi raccomando, questi stanno dicendo non ci fate, cioè comprate sti biglietti. Allora non ci fate fare brutta figura. Dai, andate a cioè, vedere. Cioè viene Anastasia dopo che ci sono i Deep Purple, anche lì sarà un pienone esorbitante e quindi anche a Monte Urano si aspettano la stessa perché cosa. Perché tutti devono andare in Toscana, allora che vengano delle Marche. Ma dai, ma infatti, ma cos'è? Bene, bene, allora dopo questo accurato appello di Beatrice con il ma cos'è? Ecco, noi sentiamo la canzone di Anastasia, Moro Dale che lui dice: ma qual è Anastasia? Non mi ricordo, qual è? È quella lì. Che cantava Anastasia? È quella lì. E tra poco giochiamo per gli europei! Radio Linea numero 1.